Il brigante Grossi e la sua miserabile banda, edito da Tunué, è il titolo del nuovo libro a fumetti di Michele Petrucci, l'artista marchigiano, autore di Metauro. Michele, anche in questo libro, racconta una vicenda storica ambientata nei suoi luoghi d'origine. Sempre la storia, soprattutto quella locale, mi affascina, perché sono convinto che raccontare quello che eravamo significa raccontare un po' quello che siamo noi oggi, quindi è una sorta di indagine su noi stessi. L'unità d'Italia vista attraverso un punto di vista molto particolare, la storia di un brigante. Sono venuto a sapere la vera storia di questa banda di briganti che operarono qui nelle colline di questa provincia 150 anni fa, ai tempi dell'Unità d'Italia, e la storia mi sembrava perfetta per essere raccontata così com'era. La riassumo brevemente. È una storia che non è molto dissimile dalle storie degli altri briganti di quel periodo, quindi una compagnia che si è composta a seguito delle proteste da parte soprattutto dei contadini dopo l'Unità d'Italia, esattamente come le altre, però nel giro di 2 o 3 anni nella zona, facendo rapine, anche azioni dimostrative, per cui era in qualche maniera una sorta di banda di briganti sociali, nel senso di una rivolta sociale, non solo quindi semplici delinquenti, ma in qualche maniera protestavano anche contro questo nuovo Stato. E finì come la maggior parte delle bande nel giro di 2 o 3 anni. Progetti per il futuro? Tanti. Nell'immediato ci sono un racconto per un libro che uscirà in edicola il prossimo anno, assieme al manifesto, e una storia scritta appositamente per i nuovi supporti digitali, quindi pensata appositamente per iPad. We'll be right back.